chiacchierata si svolgerà così. Leggeremo un po', chiacchiereremo un po' e poi ci sarà Luca Gliotti, che faccio scendere più tardi, a cucinare un polpettone. Adesso voi assisterete a una lettura adagiata su un letto di Bernaccio. Allora ci vuole un applauso di... No, grazie. È bello ritornare alla gioventù del cabaret, quando Menke il ragazzo, ok, andiamo dal diario di Pellegrino Artusi, sabato 17 giugno 1895. A pensare che solo ieri, arrivando in questo maniero, mi figuravo pace e tranquillità, sarebbe da darsi del minchione. Gli avvenimenti della giornata odierna sono stati talmente tanti e assurdi in tal misura che mi par follia scriverli tutti. Stamani ci siamo svegliati con l'urlo e con il morto, e già questo è lontano da ciò che io mi immagino come tranquillo. Poi, come se non bastasse, il morto non ha avuto il buon senso di passare a miglior vita per conto suo, no? È stato ridotto al cadavere da qualcun altro. È stato convocato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale almeno mi è parso persona da bene, che ci ha interrogati tutti quanti e adesso, a quanto so, sta provvedendo a interrogare la servitù. Ma di questo non merita scriverti. Si scrive un diario per ricordare, ed io di questo omicidio mi ricorderò finché campo, anche se dovessi perdere il bene dell'intelletto. Mi preme invece sfogare su queste carte ciò che la buona educazione e la mia tarda età non mi possono far sfogare sulla viva carne. Quest'oggi, ritiratomi in un angolo del giardino in cerca di un po' di quella pace che divisavo, arrivando qui, venne distratto dal rumore di una giovinetta che piangeva disperata dietro alle frasche e, guardando dietro la siepe, mi sorpresi un poco nel vedere in lacrime dietro di essa nient'altro che la altera e bellissima cameriera la quale ieri mi aveva accompagnata alla mia stanza. È inutile che qui, di fronte a me stesso, io finga sentimenti diversi da quelli che ogni uomo ha nel vedere una bella fanciulla in lacrime, quella di stringerla tra le braccia e consolarla nei vari modi che la natura suggerisce del suo dolore quale esso sia. Portole quindi un fazzoletto di batista. Le chiesi se conosceva bene il povero Teodoro, datosi che m'avvidi che ella reggeva in mano un ritratto a fotografia del defunto. Ella, dopo un altro poco di pianto, mi disse che era la sua fidanzata e che avrebbe dovuto sposarsi entro breve. Io, istupidito, rimirando la fotografia, non trovai di meglio da dire che era veramente un bellissimo giovine, causando così un ulteriore sfogo di pianto. Venni a sapere che il giovane aveva da poco trovato i soldi necessari per sposarsi, dopo aver venduto le sue poche cose per investire nel commercio insieme ad un suo conoscente, e le aveva confidato che sarebbero partiti per la città nel mese successivo e che egli intendeva dare gli 8 giorni di lì a poco. Una storia così lacrimevole, narrata da una giovine dalle fattezze così giunoniche, non mi poteva lasciare indifferente. E più volte nel corso della giornata mi sono finto nel mio pensiero cosa avrebbe potuto essere se io fossi adesso un bel pezzo più giovane di quel che non sono. Come contrasto, dopo essere stato interrogato, ci è stata servita la cena, la quale necessiterebbe della penna di uno di quei bei poeti francesi cari al signorino Gaddo, che tanto godono delle disgrazie proprie d'altrui e sono sì bravi nel narrare i malesseri e le inquietudini di ogni fatta. Le mie povere virtù di scrivacchino, temo, non siano abbastanza. Per la cena, infatti, mi sono trovato seduto tra le due signorine Bonaiuti Ferro, in un'atmosfera alquanto surreale. L'una delle due, infatti, mi dimandava continuamente dettagli sulla mia cucina, sulla casa dove abito e sugli affari miei in generale, mentre l'altra, che mi è ormai chiaro essere completamente rincorbellita, annuiva di continuo, mostrando un sorriso a 3 denti di numero che avrebbe tolto l'appetito anche a un suino. Tale grottesca conversazione si svolse nel silenzio più assoluto, in quanto nessuno degli altri commensali aveva alcuna voglia di parlare, come è comprensibile. Per buon peso, lungo tutta la cena, ebbi addosso gli occhi dei due figliuoli del barone, i quali entrambi mi guardavano come se avessi appena vomitato nel piatto.
Sulle mine della signorina Cosima ormai non ci sono più dubbi, temo. Per parte mia mi sono liberata a fatica delle mie due ultime sorelle, pagando di tasca mille francesconi l'una, pur di maritarle, e di zitellone per casa ne ho avuta abbastanza per trovarmene di nuovo in mezzo alle scarpe. Anche sui pensieri dei giovani signorini mi par di avere le idee chiare. Se potessero, mi metterebbero in ceppi e mi consegnerebbero all'autorità senza por tempo in mezzo, come assassino, strozzino e avvelenatore. Insomma, delle somme. Ero venuto qui per consigliare il signor barone sulle sue cucine e per passare una settimana tranquilla, e mi trovo a rischiare di essere imputato di omicidio o promesso sposo di una vecchia demente che potrebbe essere chetata solo con la calce viva. Di conto mio occorrerà che faccia come nella storia dei due sassi bianchi e trovi un modo per togliermi l'impiccia alla svelta. Dopodiché il buon barone di Rocca Pendente, se vuol rivedermi, dovrà aspettare di essere invitata a casa mia. Domenica notte. Il ritmo dei passi sul selciato non lasciava adito a dubbio. Gaddo era fuori di sé. Di solito Gaddo camminava a passi irregolari, lenti, fermandosi spesso a pensare, udire, fantasticare. Adesso invece stava quasi marciando a ritmo regolare, forse accelerando un pochino col piede che affondava bene e faceva grattare i ciottoli sotto le suole. E pensare che la serata era partita bene. Arrestata la serva che aveva tentato di uccidere il padre, anche grazie al suo aiuto, o almeno così pensava, e trovata l'ispirazione per una nuova lirica, proprio mentre tentava di riprendere fiato, sdraiato tra le spighe, dopo aver sperperato tutto il proprio capitale di ossigeno nei 36 metri di corsa dietro ad Agatina, l'arrestata. Mentre tentava di ricominciare a respirare, Gaddo si era sorpresa a guardare il cielo sopra di sé. Un cielo terso, limpido, senza una nuvola. Un cielo altissimo, senza punti di riferimento. Un cielo impossibile da poter misurare. Cazzo, che idea! Aveva deciso di prendersi una serata libera in paese insieme al fratello, e mentre l'apo andava alla sua solita osteria, Gaddo si era perso nei vicoli di Bolgheri, passeggiando lento e pensando alla nuova poesia. Un cielo che non si può misurare, quel cielo così alto. Con cosa può fare prima? Alto? Cobalto, certo. Ma il cielo non è cobalto. E a me che mi frega? Là, dove nell'alto il turchese si muta nel cobalto. Mica male, no? Eh sì, però non è vero. Più guardi in alto, più il cielo si schiarisce. Che barba, quando la poesia deve fare i conti con la realtà. Che barba, verrebbe così bene. E, perso nei versi, aveva continuato a camminare fino a quando, a un certo punto, il suo cuore, già sensibile per conto suo e di più, sovreccitato per il nuovo carme, aveva dato un battito più forte, perché a qualche metro in fondo al vicolo era comparsa una figura maestosa, la testa leonina, la barba folta all'incedere, pesante e consapevole che tutti da quelle parti conoscevano bene Giosuè Carducci. Gatto si era quasi immobilizzato mentre il poeta si avvicinava lento e maestoso nella strettezza del vicolo, guardandosi intorno con calma. Di soppiatto Gatto aveva lasciato sfilare la figura imponente, chiedendosi se era il caso di salutarlo o meno, se doveva fare mostra di averlo riconosciuto o no, se invece non era meglio palesarsi e dirgli: buonasera, senatore, mi scusi da dire, ma cosa sta facendo? Mentre Gaddo stava immobile a guardare infatti il poeta, si era fermato davanti ad un portone e lo aveva studiato severamente per qualche secondo. Quindi, trovatolo confacente, si era sbottonato con difficoltà i pantaloni e aveva incominciato tranquillamente a liberarsi la vescica, la testa verso alto e il fare indifferente che caratterizzano il vero professionista della pisciata all'aperto. Gaddo rimase impietrito. Dopo una decina di secondi il nobile rampollo si era avvicinato al vate pisciante e lo aveva guardato con stupore. E i Carducci? Nulla, nulla. Lì, come
se niente fosse. A quel punto Gad esplose. Ma cosa diavolo state facendo? Disse con voce tremante di rabbia e di sorpresa. Per nulla turbato, il poeta cominciò. Non vedi, caro, che stai disturbando? Sul portone, tranquillo, sto pisciando. Io piscio dove mi pare e quando voglio. Piscio sopra la gola e sullo sconto. Piscio sulla moneta e sopra il foglio. Piscio sul Vaticano e in Campidoglio. E se continui a rompermi i coglioni, piscio sul muso a te e anche a tuo padroni. E terminato l'endecasillabo si riabbottò e girò sui tacchi imperturbati, lasciando il povero Gaddo immoto e ammutolito. E così, quando si era ripreso, Gaddo si era incamminato verso casa, a piedi. 4 chilometri, ma la rabbia è un carburante da non sottovalutare. Rabbia per non aver fatto una... rabbia per aver fatto una figura di merda stellare di fronte al proprio punto di riferimento. Rabbia nel constatare che dei due, quello che si era comportato male non era certo lui, ma quell'altro vecchio schifoso che si metteva a pisciare su un portone senza batter ciglio. Eppure, chi si era sentito in imbarazzo? Era proprio l'incolpevole giovine. Rabbia soprattutto per aver scoperto che il proprio idolo era in fondo un uomo come tutti gli altri. E questa rabbia, come accade per i sentimenti che noi riusciamo a sfogare, si era accumulata verso casa, montando e gonfiando in attesa di un bersaglio su cui poterla sfogare. Siccome siamo in un romanzo, a questo punto sembrerebbe strano che il povero e disilluso nobiluomo non trovasse in tempo breve un elemento incolpevole su cui liberare la rabbia di cui sopra. Non sorprenderà quindi nessuno venire a sapere che, appena entrato in casa, per prima cosa Gaddo inciampò nel cane Briciola. Ma che succede? E io che ne so? Rumore di passi di corsa, ringhiare di canide e respiro affannoso. Chi è là? Oddio! Saranno mica i ladri! Silenzio improvviso. Rumore di piatto che si infrange. Cane che abbaia. Voce umana che dice qualcosa tipo bestia di merda. Cecilia, cosa sta succedendo? Non lo so, nonna. È tutto buio. Oh, scusate. Nulla, signorina. Ci vorrebbe una candela. Detto fatto. Dalla camera in fondo al corridoio uscì una figura in camicia da notte bianca e cuffia di cotone col pompon, con in mano una bugia e relativa candela accesa. Testa tenuta prudentemente a distanza dalla barba cespugliosa. Alla tremula luce emersero quindi in rapida successione a Cecilia, in camicione bianco di cotone e vestaglia, piedi scalzi, occhio assonnato. B. Cosima Bonaiuti Ferro, in un sbergo da notte di tela ferrata, nel peso di circa chilogrammi 15, con calzino in cotone coordinato secondo il catalogo primavera-estate della Zitellona di razza. C. Signorina Barbarici, vestita chissà come, perché dalla porta della camera sporge solo la testa, col collino smunto a mo' di tartaruga post-moderna. D. Pellegrino Artusi, in vestaglia di seta e ciabattina di pelle all'uso moresco. Mentre il dottore si avvicinava al resto della compagnia, dalle scale erano saliti i due contendenti, ovvero il cane Briciola e Gaddo. Il cane, di massa risibile, ma di atteggiamento minaccioso, abbaiava e ringhiava indietreggiando all'indirizzo di Gaddo, rimbalzando all'indietro di qualche centimetro a ogni lacrato per via dello spostamento d'aria. Gaddo, con in mano un candelabro, senza una scarpa, sudato, spettinato e incazzato come un maiale può esserlo a gennaio, avanzava inesorabile verso l'animale. «Oh Gadduccio, cosa fai?» Sorpreso dalla luce e dalla quantità di persone, Gaddo guardò la zia per un attimo come se stesse valutando di cambiare bersaglio. Poi gettò il candelabro in terra con foga. «Io cosa faccio? Io torno a casa mia, Dio Cristo, e per prima cosa inciampi in quel tuo cane nei miei stivali. Faccio appena in tempo a rimettermi in piedi e questa bestia mi morda la caviglia. Ma poverino, l'hai spaventato, lui dormiva e tu lo pesti, povera Briciola. Cosa ti fanno questi cattivacci? Cattivo, sì, Gaddo, è stato proprio cattivo. Vieni, Briciolina, vieni». E la signorina Cosima si diresse amorevolmente verso il proprio animale, il quale continuava a mostrare i denti e gengiva alle rene. Purtroppo, quando ne era uscito, l'Artusi aveva lasciato aperta la porta della propria stanza, dentro la quale ronfavano non uno, ma due mici,
i quali, svegliati da tutto quel trambusto, avevano reagito in modo diverso. Similone, timoroso per natura, si era rimpiattato sotto il letto. Bianchino, più intraprendente, era uscito in corridoio ed aveva subito individuato il nemico. Così, mentre la signorina si avvicinava, il gattone si era gonfiato come una palla e aveva cominciato a soffiare, quindi, valutando che il nemico pesava meno di lui e non aveva unghie affilate, si era gettato all'attacco. I momenti che seguirono furono convulsi. Al centro del corridoio, i due animali formarono una palla di pelo miagolo ringhiante, mentre ai lati gli spettatori assistevano impotenti, mentre l'Artusi tentava di richiamare all'ordine il proprio animale in dialetto romagnolo, ben ban qua, Biancuzzen, ben ban qua. La signorina Bonaiutiferro si diresse verso il peloso sferoide e tentò di risolvere la situazione assestando una bella pedata di collo pieno al felino, il quale si trovava sopra al cagnetto e lo stava brutalizzando. Ma mentre la signorina caricava il calcio, le due bestie avevano invertito la loro posizione. Così il piede della signorina Cosima impattò con vigore contro la propria bestiola, piegandola a ferro di cavallo e proiettandola verso il muro su cui si stampò, uggiolando. Vedendo la scena, Gaddo era rimasto impietrito, ma subito dopo, con uno sbuffo strozzato, incominciò a ridere. Dopo un attimo ridevano tutti. Tutti, compresa la Barbarici, che col suo collino da tartaruga, l'Artusi con i suoi baffoni da militare e il dottore con la sua barbona da persona seria, tutti, tranne la signorina Cosima che, paonazza, si era rivolta all'Artusi voltando il collo. Voi, perdonate signorina Cosima, ma la signorina Cosima puntò il dito verso il micio che stava rientrando veloce in camera sua. Voi e le vostre bestie, è tutta colpa vostra. E io che mi figuravo, io, signorina, sono costernato, disse l'Artusi ridendo, ma vedete, non vi azzardate ad avvicinarvi e non vi permettete più di rivolgermi la parola, brutto, selvaggio, schifoso, grassone che non siete altro, non voglio vedervi né parlarvi mai più, avete capito? Mai più, briciola, vieni qui, piccino di mamma.